Lo so, il titolo di questo video è sbagliato. È 20 anni che te lo dico che è un deficiente. Tu mi dici no, è un momento, passerà. Il problema è che se dicessi o facessi qualsiasi cosa legata a quello, non potrei monetizzare il video. Senti, a pezzo del merda, io vengo da Fiano Romano, capito? E non monetizzando il video non potrei pagare i miei collaboratori. Non guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. A cui tra l'altro devo comunicare che non ho i soldi per pagarli. Mi state dicendo che sono qui a gratis? No, non esiste. Basta sfruttamento, basta. No, non esiste. Cioè, non esiste proprio. Ops. Qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram questo. L'8 marzo inizierà ufficialmente il periodo dei 100 giorni e non lo so, voi avete pensato a qualcosa? Anche se il periodo è un po' quello che è. Vediamo insieme cosa mi avete risposto. Lo sfogo! Innanzitutto, cosa sono i 100 giorni? Iniziamo benissimo. Beh, non è che io adesso posso fare lo spiegone con gli schemini per dirti che cosa sono i 100 giorni. Lo schema! Come potete vedere dallo schermo super chiaro e dettagliato, con festeggiare i 100 giorni si intende quel periodo di 100 giorni che vi separa dalla maturità. Alcuni girano per le strade raccogliendo soldi per un viaggio. Ma si chiamava elemosina? Te. Aperitivo, o meglio sbronza collettiva con i professori, così magari ci prendono in simpatia. Tutto molto bello, ma a distanza. Buoni 100 giorni, prof! Auguri a tutti! Che imbarazzo. Qualcuno cosa, basta che si beve. Vedo che tu già hai iniziato, amico mio. Questa volta lo devo dire. Sei ubriaco. Dignitosamente brillo. Spararmi siccome ho 7 materie sotto e devo fare la matura. Vabbè dai, hai ancora un anno di tempo per prepararti per i tuoi 100 giorni. Io te la spacco con la testa, ma dammi un motivo. Cattivella questa, sì. Per i 100 giorni De Luca ci ha messo la zona rossa. Emoji con la lacrima. Sai cosa? Non te ne curare. Mancano 100 giorni. 100 giorni dall'inizio della tua vera vita. Una vita piena di soddisfazione e di ricchezza. Credo che ci siano aspettative francamente esagerate. No, non cominciare a mettermi ansia, bro. Scusa, bro. Motherfucker, puoi dirlo forte, Sammy. Spezzettino tattico in videochiamata con le amiche perché siamo in zona rossa. Ma vi ricordate quando potevamo uscire dopo le 22? A voi mancano gli aperitivi con gli amici? Fatemelo sapere nei commenti. Videochiamata con tutti i tuoi fan. Ma a turno? Non accadrà mai. Vabbè dai, se proprio insisti. Ci vediamo lunedì 8 marzo alle ore 15:30 qui in live. Quindi per prenotarvi. E prenotatevi qui. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e anche al canale YouTube di scuola.net. Sì, certo, signora. Perché lì ci saranno dei miei video inediti. E sti cazzo! Niente, ho detto tutto, quindi link in descrizione. Signora, i limoni, signora!